23 maggio 1992, nei pressi di Capaci muoiono il magistrato antimafia Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i 5 agenti della scorta in un attentato. In occasione dei 25 anni da questo tragico avvenimento, nel Palazzo di Giustizia di Palermo nel maggio del 2017 fu rappresentato per la prima volta Canto per Francesca, testo della scrittrice siciliana Cetta Brancato, voluto e sponsorizzato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e dall'Associazione Nazionale Magistrati, per ricordare in modo particolare la collega Francesca Morvillo. Giovedì 27 giugno alle ore 20:30, nell'atrio della Cattedrale di Salerno, il testo della Brancato verrà portato in scena dall'Associazione Teatrale Arcoscenico. La rappresentazione, ideata e guidata alla regia da Rodolfo Fornario, vedrà nei panni di Francesca Morvillo Antonella 40. Noi ne siamo venuti a contatto con questa realtà, con questo scritto, circa un anno fa, grazie ad un nostro amico, Roberto De Rugno, che ce lo fece conoscere. Immediatamente ce ne siamo innamorati, perché è meraviglioso per come è scritto, e anche per la formula che viene adottata, perché in effetti è un monologo, c'è cioè una voce recitante che racconta un po' la situazione, il dietro le quinte, che cosa era in quel momento Palermo, quindi c'è questa voce recitante più una voce che è quella di Francesca Morvillo. Quindi in scena avremo Antonella 40, che interpreterà per l'appunto la Francesca Morvillo. Poi abbiamo deciso di sdoppiare questa voce narrante in due personaggi, sono due personaggi e due attori, Gerardo Trezza e Roberto De Angelis. E per come è stato scritto il testo, per il tipo di linguaggio, perché sono in effetti poi due linguaggi diversi, perché Francesca usa un linguaggio molto più aulico, ricco di metafore, mentre invece gli altri hanno un linguaggio da cronaca vera e propria. E l'idea è stata quella di vederlo immediatamente, io registicamente l'ho visto come una sorta di moderna tragedia greca, e quindi il tutto ricorderà quel tipo di impostazione. In Canto per Francesca, tipico esempio di letteratura testimoniale, genere letterario dal valore documentario e letterario insieme, che si occupa di dar vita a memorie, la storia di Giovanni Falcone fino al suo tragico epilogo viene raccontata attraverso i ricordi e la voce di Francesca Morvillo. Attraverso il suo racconto vengono ripercorsi i passaggi più importanti e dolorosi della loro vita insieme, i sacrifici, l'abnegazione, ma anche le preoccupazioni e perché no le paure che hanno accompagnato la loro vita. Francesca Morvillo era un magistrato molto apprezzato, una delle prime donne a vincere il concorso, entrata in magistratura nel 1970 ad appena 35 anni. Era una fase storica per la magistratura italiana, con l'apertura alle donne avvenuta nel 1965. Francesca Morvillo si è fatta sempre apprezzare sotto il profilo professionale, ma nel libro, grazie al lavoro dell'autrice, possiamo apprezzarla nella vita privata come una donna dolce e determinata, soprattutto nel rapporto con l'uomo che amava, fino a seguirne le tragiche sorti. L'evento è stato presentato stamane 25 giugno nella sala del Gonfalone, alla presenza del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, del regista Rodolfo Fornario e di Rosa Maria Grillo, professore ordinario di lingua e letterature ispanoamericane presso l'Università di Salerno. Questo è un oratorio laico dedicato alla figura di Giovanna Morvillo, ma per metafora e per estensione a tutte le donne che svolgono una funzione civile di altissimo valore, oltre che una funzione umana, e che in questo caso sono state colpite dalla violenza stragista. Quindi un ricordo doveroso, un allargamento appunto della metafora alla condizione della donna. E mantenere vivo il ricordo di questa donna e di questo episodio credo che sia un dovere morale e civile.